Buongiorno a tutti ragazzi, allora ben ritrovati in questo nuovo video aggiornamento. Mi sto portando da Andrea Maggi. Come vi avevo promesso, vi tenevo aggiornati sulla situazione della coltivazione del riso che Andrea sta portando avanti con molta costanza, nonostante le problematiche dovute al problema del esproprio terre per quanto riguarda i progetti malefici di fotovoltaico su terra agricola. Progetti che stanno proseguendo purtroppo a testa alta e a tutto spiano, ma Andrea tiene botta. Un aggiornamento che riguarderà anche quello, ma soprattutto vedremo come va la coltivazione di riso. Faremo un aggiornamento in merito alle sue operazioni dietro le quinte per quanto riguarda la preparazione dei mezzi per quanto riguarda il taglio del riso, che tra qualche mese si svolgeranno praticamente su tutto il territorio piemontese e lombardo. Però non vi spoilerò nient'altro, venite con me, andiamo a vedere. Allora, siamo arrivati da Andrea, andiamo a vedere. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. È già operativo, vengo a disturbarti. Vieni, vieni, vieni che ti faccio incastrare un po'. Pensavi di vedermi a ottobre, eh? Allora ragazzi, siamo qua da Andrea, siamo ritornati da Andrea perché volevo spoilerarvi un pochettino quali erano i lavori durante la stagione. Ovviamente non ha solo la campagna Andrea, ci siamo sentiti l'altro giorno in merito a alcuni aggiornamenti che ci sono sull'evoluzione del discorso fotovoltaico, ma oggi non parliamo di quello, parliamo di quello che sta facendo qua nel garage di questo bestione. E niente, spiegaci un po' Andrea. Diciamo che sto tirando qualche insulto all'ingegnere che si è inventato di ficcare dei rivetti dove li ha ficcati. Un minimo di cervello. Gli ingegneri dovrebbero imparare ad andare sotto alla macchina e fare la manutenzione per capire come si fa. È un po' una cosa comune questa degli ingegneri che progettano ma non, poi non usano le cose che progettano sul campo, non sanno le problematiche che vengono a creare. No, perché ci sono delle soluzioni talmente semplici che un bambino di 5 anni riesce ad arrivarci. Purtroppo quando studi tendi a fare soluzioni complicate. La reale evoluzione sono quando dal complicato ti sposti al semplice. Ecco. Bambino è semplice, ti sposti al complicato per poi capire che diventi che ritorni al semplice. Quindi nel lato pratico cosa stavi facendo, diciamo, come manutenzione? Come manutenzione? Vieni, vieni, vieni incastrato anche tu. Vai. C'è anche Black. Ecco, mi viene a curiosare. Si sono rotte queste gomme qui. E come potete vedere dovrò incastrarmi qui dentro per staccare tutti i rivetti e cambiare queste gomme. Ah, quello lì è la placchetta di ferro che tiene giù la gomma, perché saltando i rivetti ovviamente è saltata sulla barra e la gomma si muove. Sì, 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 io sono riuscito a tirare via i rivetti costruendomi uno scalpello. Sostanzialmente quando viene tagliato il riso si infila qua dentro, giusto? Questo qui è un nastro che trasporta... Questo qui si chiama piano preparatore. Qui dentro, qui ci sono dei piani di plastica con dei gradini. Ok. Questi gradini sono fatti così, praticamente con la conca che va giù, spingono muovendosi avanti e indietro, fanno saltare il riso in avanti. Ah, ok. In là. Okay. Servono per spianare il riso e fare in modo che quando va giù da in fondo, dove ci sono quelle punte, se si vedono, sì, sì. Sotto quelle punte passa dell'aria e l'aria fa volare via tutto quello che c'è di più leggero. Separa praticamente come una ventilatrice dove lavoro il riso io, la lolla dal picco, esatto, di riso. Per peso specifico, uno va da una parte e uno dall'altra. Esattamente. E poi dopo... Quindi ti devi coricare qua dentro, che è uno spazio di 30-40 cm scarsi. Sì, sì. Con annesse invocazioni ovviamente. Sì, 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 tante invocazioni. Se ne hai qualcuno da suggerire, sono pronto ad ascoltare. Bene. E incoricherò anche da dietro, perché da dietro c'è tutta la parte, come vedete, va fino... Andiamo a vedere dietro com'è. Ecco, entriamo nelle viscere della bestia. Qua ovviamente c'è il cofano laterale aperto, ovviamente mastodontico. Guardate che marchingegno. Molto come una macchina molto complessa, allo stesso tempo si è evoluta negli anni, perché comunque sono trebbie. Passare degli anni, diciamo delle decine, centinaia di anni, ora sono diventate più grosse ma anche più confortevoli, diciamo. Esatto.
ho già provveduto a smontare un po' di parti. Questi sono i crivelli, la seconda separazione. Questo è quello sotto, quelli sopra sono, sono due piedi di crivelli. Ok, quindi questa qua siamo nella parte posteriore, questa è la coclea di scarico. Mentre invece dicevi qua in fondo c'è un po' di tecnologia, questo è un sensore che ti fa vedere quanto riso va fuori. Quale? Questo. Ah, avrei detto fosse una normalissima barra di metallo. Il sensore. Gli altri sensori sono quelli degli scotipaglia. Un po' di elettronica. E questo è il punto dove dovrò andare a tirare via quelle punte che preferirei evitare di infilarmi. Guardate i lavori che ci sono anche dietro le quinte di manutenzione. Qua in quest'ultima parte Andre viene fuori più paglia che riso, giusto? Il riso cade in fondo, poi viene pescato dalla coclea che lo porta su nel serbatoio, giusto? Adesso vedi tanta paglia perché ho fatto una modifica per recuperare delle perdite. La paglia in teoria doveva passare dalla parte superiore. Ah, ok. Perché viene ventilata? Perché sopra sono gli scotti paglia. Queste barre che vedi lì dietro, sì, si muovono separatamente l'una dall'altra. In senso verticale? Fanno così. Ah, ok, trasportano, perfetto. La barra fa così. Ok. Quindi si muovono in questo senso. E trasportano la paglia in fondo. Esatto, facendola saltare, facendo cadere gli ultimi chicchi. Perfetto. Quindi andiamo a vedere in fondo, da quest'altra parte, dove viene poi scaricata la paglia, da qua, da questi disfasori. Poi ovviamente la paglia viene imballata, giusto? Viene utilizzata anche la paglia, del riso non si butta alcune via niente. Alcune volte viene imballata, alcune volte viene trinciata. Quando la si trincia serve da concime, da ammendante. Mentre quando viene imballata viene mandata agli allevamenti che lo utilizzano come letto. Bello cingolato, ovviamente, perché spiegaci un po', perché c'è i cingoli e non le gomme. Siamo in risaia, siamo nella palta, come si dice, nella nostra zona, nel fango, e quindi dobbiamo star galleggiare. Come vedete, con i cingoli la superficie d'appoggio è decisamente più ampia. Eh sì, sarà un 3 metri almeno, 4. Comodi, saranno un bel 4 metri quadri. Sono proprio cingolati come quelli dei carri armati, quasi, una roba simile. Quasi, quasi. Dietro è gommato, però. Dietro è gommato, adesso vanno di moda i cingoli di gomma e doppia trazione e cingoli di gomma anche dietro. Anteriori, cingoli gommati? Cingoli gommati anteriori e cingoli gommati anche posteriori, se hai la trazione posteriore, ovviamente. E ovviamente qua davanti, Andre, manca il pezzo, cioè manca esattamente tutta la barra. Piattaforma di taglio, ecco. Per la precisione. Che dimensione? 6 metri di ingombro circa, sono 5 metri e 40 di taglio. Ok, effettivo. Quindi decisamente più larga di tutta la trebbia. 22 quintali di peso. Ok, circa. Poi tutto il materiale tagliato viene preso qua dentro da questo nastro che lo canale scherzo, di introduzione. Viene portato su fino a dietro. Di là dove vi abbiamo fatto vedere prima. Duro lavoro. Andre, raccontami solo due cose, poi ti lascio tranquillo. Spiegaci un attimo, per chi non lo sapesse, che modello è di trebbia e un po' la motorizzazione, la tecnologia che c'è a bordo di questa macchina. Allora, a livello meccanico non sono cambiate tantissimo le mie trebbie negli anni. Il concetto è lo stesso. C'è un battitore
e ci sono degli scuoti paglia, esattamente come c'erano nelle mititrebbie di legno che vedevamo, nelle trebbie di legno, non nelle mititrebbie, quelle fisse. Quelle che venivano mosse addirittura con il cinghione. Esatto. Okay. Il concetto è quello. La differenza qual è? Che oltre al battitore hanno messo un ganciatore per ganciare la paglia, un secondo rullo, e prima hanno messo un pre-rullo per separare. Adesso non si vede perché è tutto chiuso da, certo, dalle varie. Qua ci sono tutte le catene con le trasmissioni varie, il meccanismo ovviamente è abbastanza complesso perché poi nel contorno si è inserita anche l'elettronica sensoristica. Invece il mezzo, che come si chiama? Allora, il mezzo è una Lexion della marca Class, è una mititrebbia del 2014 a scuoti paglia. Perché a scuoti paglia? Perché è una macchina più leggera, meno performante, ma un po' più leggera, e nei nostri terreni il peso è tutto. Eh sì, per evitare di sfondare. Ad oggi ci sono delle macchine che al posto di quegli scuoti paglia hanno due rotori assiali, due rotori che seguono tutta la macchina e che invece di fare come lo scuoti paglia che fa questo movimento, prendono la paglia del riso e la lanciano sulla parete superiore. Ok. E come capienza il serbatoio interno che si trova là sopra, dove vedete, sì, quella parte là che è chiuso adesso, il serbatoio è intorno ai 40 quintali, ma okay, 35-40 quintali. E poi una volta che è pieno viene scaricato tramite questo braccio, questa cocca, esatto. Lo vedremo poi tra qualche mese perché io ovviamente ritornerò a romperti le scatole. Allora, andiamo un po'. Si è visto Capore del Fuoco montato estintori. Estintori ovunque, qua siamo sopra, filtro dell'aria. E questo qua è il motore di? Motore Caterpillar 9000 di cilindrata, 9008 se non ricordo male. È il tubo di aspirazione, un bel 15 abbondanti. Sì, guarda il tubo di scarico. Quindi due conti. Ah, un bel macchinone, 6 cilindri. Qua c'è l'olio, serbatoio dell'olio. Idraulico. Con il motore di sotto. Filtri. Beh, diciamo che spazio ce n'è, il serbatoio è là dietro, appena dietro la cabina. Bene, allora, io Andre, dopo questo videino velocissimo ti lascio lavorare perché vedo che hai parecchio da fare, come sempre. Sì. Siamo ad agosto, sono tutti al mare, ma qua magari mi senti anche da casa tua tra un po'. E invece, per ultima domanda, come sta andando la crescita del riso? No, sta andando bene, abbiamo recuperato un po' con questi calori, abbiamo recuperato un po' di tempo, adesso sto spigando e ci sono già le spighette fuori, quasi tutto, e stiamo recuperando un po' di malattia, soprattutto il carnaroli, ma niente di... Ovviamente ogni tanto Andrea mi manda qualche video che vi carico però sul canale Telegram, quindi iscrivetevi anche al canale Telegram perché gli aggiornamenti più frequenti sono lì. E nulla, buon lavoro, ci riaggiorneremo. Grazie a tutti. A presto, qua da Andrea e da Simone ovviamente è tutto. Alla prossima.